benvenuti ad un nuovo appuntamento con Robby Extra, con il numero di dicembre della nostra rivista. Ripreso il viaggio tra i rifugi d'inverno, le case alpine che restano aperte anche in questo periodo invernale ed accolgono escursionisti e sciatori. Come sempre ci guida in questo viaggio Massimo Sonzogni, che troviamo in collegamento. Un saluto a te Cristina, un saluto a tutti. Da dove riprende il nostro viaggio quest'anno? Il nostro viaggio riprende quest'anno dalla Valle del Bitto di Albaredo, in provincia di Sondrio, si sale da Morbegno. Non è stato un viaggio facile perché la pandemia ha condizionato molto questo nostro girovagare tra i rifugi d'inverno, cioè i rifugi che i gestori riescono a mantenere aperti anche durante la stagione fredda, con grande impegno, con grande passione, tra mille difficoltà purtroppo a volte, ma veramente sono delle perle sparpagliate qua e là tra le montagne della Lombardia. Siamo stati al rifugio Alpe Piazza, un bellissimo rifugio gestito in questo caso da una signora, poi conosceremo chi è, la incontreremo e veramente che ha una storia particolare, ce la racconterà poi lei. Massimo, questi incontri sono ovviamente un aspetto ancora più rilevante dell'attività dei rifugi, che è proprio preziosa. Lo accennavi tu prima, sono anni particolarmente difficili con la situazione sanitaria. Teniamo presente che i rifugisti sono già persone particolari. Molti hanno un doppio lavoro, fanno un lavoro nel corso della settimana e poi il sabato e la domenica stanno in montagna a lavorare nel rifugio, lo tengono aperto. Ci è capitato di incontrare persone che durante la settimana sono in giro per il mondo a fare attività diverse. E poi fanno i rifugisti il sabato e la domenica. Veramente abbiamo incontrato dal muratore al laureato che fa il rifugista. Sono persone appassionate, veramente spinte da una forza incredibile. Ogni volta è una sorpresa e lo è stato anche in questo caso. Quest'anno siamo riusciti a incontrare due case alpine, due gestori di case alpine nella nostra regione, in questo straordinario territorio, proprio perché la pandemia ha condizionato parecchio l'attività anche ovviamente all'aria aperta e nei rifugi. Però hanno dimostrato anche in questo caso una grande caparbietà, un grande senso di responsabilità, sono riusciti a mantenere in attività e aperta la struttura, la bella casa alpina anche durante questo periodo difficile. Quindi sono veramente dei racconti che vanno ben oltre la semplice escursione, ma raccontano il territorio, raccontano la persona, insomma, veramente racconti molto articolati che meritano di essere, insomma, di essere scoperti. Come cambia e com'è appunto la frequentazione in inverno dei rifugi? Beh, occorrono maggiori attenzioni. La prudenza non è mai troppa, in inverno, in presenza, in ambiente innevato serve un'attenzione, qualche attenzione in più, anche il percorso che in estate è facile, è alla portata veramente di tutti, rimane anche durante la stagione fredda, anche in presenza di neve, magari alla portata di tutti, ma mai dimenticarsi ramponcini, la ciaspola in caso di neve fresca. Chiama lo sci alpinismo, può ovviamente sfruttare lo sci alpinismo, ma mai sottovalutare le condizioni del terreno. Sempre prestare mille attenzioni, dotarsi di tutta l'attrezzatura necessaria per poter godere appieno di giornate straordinarie, perché l'ambiente innevato è bello tanto quanto l'ambiente durante la stagione calda, insomma, durante l'estate. Poi regala scorci davvero magici, la neve rende un po' così. Tutto un ambiente un po' fatato, ecco, ci piace anche essere un po' così romantici, un po' fantasiosi nei nostri racconti. Tu sei ancora in viaggio per scoprire rifugi d'inverno da proporre in futuro? Siamo in viaggio, stiamo riprendendo proprio in questi giorni, siamo in attesa della neve, stiamo per riprendere e speriamo di raccontarvi veramente ancora altri itinerari, altri rifugi d'inverno, in modo particolare i gestori, perché, ripeto, sono veramente persone eccezionali e rappresentano, diciamo,
una categoria di grandi appassionati, veramente profondamente legati al territorio, hanno origini magari diversissime tra loro, mettono radici in quel territorio, lo amano profondamente e veramente trasmettono questa passione all'escursionista, a chi ama vivere la propria giornata, il proprio tempo libero all'aria aperta, e sono veramente degli incontri speciali. E torniamo appunto al rifugio Alpe Piazza, incontriamo la rifugista Nadia Cavallo, la abbiamo in collegamento. Buongiorno a tutti. Bentrovata, buongiorno. Nadia. Grazie a voi. In una situazione non montana la cogliamo durante un viaggio, grazie per essere con noi. Ci mancherebbe, un piacere. Da Milano alla Valle del Bitto, come è nato questo colpo di fulmine che noi raccontiamo sulla nostra rivista? Ma in realtà è stata una cosa estremamente casuale. Io dico sempre, se sono arrivata lì e ci sono da 20 anni è perché dovevo arrivare lì. Ecco, fondamentalmente questo. Sono stata una serie di eventi, di conoscenze, di situazioni nel posto giusto al momento giusto. Ecco quello. E quindi poi da Milano sono arrivata all'Alpe Piazza e sono lì da 20 anni. E la passione rimane ancora inalterata, è la stessa di 20 anni fa. Sicuramente, è impossibile non stare lì per 20 anni senza essere appassionati a quel tipo di vita e a quelle situazioni. Vero è che già il mio bagaglio di lavoro precedente mi portava ad avere passione per la montagna, lì l'ho solo completato. Appunto, già lavorava in montagna, già si occupava di monitoraggio di animali. E questa parte di attività comunque la mantiene viva, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto educativo, anche nel rifugio, anche in questa sua esperienza. Sì, perché noi continuiamo a fare attività di educazione ambientale con i ragazzi, sia appoggiandoci a delle scuole che portano sui ragazzi da noi e organizziamo dei circuiti didattici, sia fino a prima del Covid, dei soggiorni di una settimana per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni, che hanno ovviamente come base l'analisi o comunque un approccio conoscitivo alla realtà di montagna, alla sua economia, al suo ambiente e tutto quanto. Massimo Sonzogni, il collega che l'ha incontrata in rifugio, ci diceva prima, ci ribadiva prima quanto è difficile comunque tenere aperto un rifugio d'inverno. Sicuramente difficile perché il luogo diventa molto più ostile. Vuoi la neve, vuoi il freddo, l'impossibilità di avvicinarsi al rifugio con mezzi comodi, a piedi, su non c'è riscaldamento, va tutto a legna. È tutto più complicato, ma forse è per questo che è decisamente più interessante. Chi viene da voi in inverno? Allora, sono soprattutto, ultimamente in questi ultimi anni siamo contenti perché stanno arrivando molti giovani. E questo ci fa piacere perché la montagna deve essere dei giovani. E comunque sono soprattutto come bacino d'utenza e soprattutto la Brianza Lecchese, Milanese, sono queste zone qua, perché siamo anche comodi, vicini, non ci vogliono cammini, cioè in macchina percorsi particolarmente lunghi. Poi adesso con la nuova bretella ovviamente è tutto più veloce, più semplice, con la nuova bretella di Morbegno, e quindi si fanno meno code. Nadia, lei lavora anche come responsabile scientifica all'Ecomuseo della Valle del Bitto. Sì, già da qualche anno ormai, portando avanti numerose iniziative. È prima di tutto un centro di accoglienza per i visitatori, quindi abbiamo pensato a degli allestimenti adatti proprio a questo, che diano la possibilità di avere una cartolina di presentazione della Valle del Bitto di Albaredo, e poi le attività con le scuole, le attività di conoscenza del territorio, di pubblicità del territorio, sono tutte legate all'Ecomuseo, perché ricordiamoci che l'Ecomuseo non è un luogo dove si fa esposizione, come si potrebbe pensare, per i musei, ma l'Ecomuseo è un territorio, quindi con il suo patrimonio materiale e immateriale, e in questo caso Albaredo e la sua valle sono l'Ecomuseo. Massimo, che hai realizzato il servizio, abbiamo parlato, il titolo è proprio Colpo di rifugio, un colpo di fulmine,
Massimo ha un po' indagato anche negli aspetti più privati, più personali. Sì, Ciao Massimo! ciao, ciao, bentrovata. Allora ci vediamo in A rifugio te. poi nelle Dai, prossime va settimane, bene. appena arriva la neve. Ma sai, i giornalisti per natura sono curiosi dei rompiscatole. Ma innanzitutto va detto che Nadia arriva all'Alpe Piazza con una laurea in scienze naturali e una lunga esperienza di collaborazione in educazione ambientale, eccetera, con università, musei e enti pubblici. Quindi poi ad un certo punto c'è stato questo colpo di fulmine con il rifugio e ha deciso di gestire il rifugio. Ha iniziato con un amico, l'amico ha rinunciato dopo un anno circa e lei è ancora lì dopo 20 anni. Mi preme sottolineare una cosa, abbiamo citato l'Ecomuseo, l'Alpe Piazza è una pagina dell'Ecomuseo, come dicevi tu Certo. Nadia, perché si tratta di conoscere il territorio, no? Certo, non dimentichiamoci che l'Alpe Piazza non è solo rifugio, ma l'Alpe Piazza prima di tutto è un alpeggio che viene ancora monticato, dove si produce il bitto, poi si possono vedere gli animali al pascolo, quindi è sicuramente rappresentativo per far vedere quella che è l'antica economia di montagna, ancora ovviamente presente in una valle di montagna, con la sua importanza, se vuoi, economica, ma anche turistica, anche comunque culturale. Non dimentichiamoci che i beni immateriali di un ecomuseo sono soprattutto gli antichi lavori, le tradizioni e i prodotti legati a queste economie. In questo Certo, scusa caso. Cristina, una cosa veloce, diciamo anche che, completiamo, visto che hai fatto dei riferimenti, poi ovviamente l'invito è andare in edicola a comprare orobie e così Certo. andare alla scoperta del rifugio Alpe Piazza, della storia della sua rifugista, però in alpeggio si trovano anche gli affetti ad un certo punto. Eh sì, d'estate è arrivato il pastorello e lì basta, è stata la fine, un colpo di fulmine. Sì, inevitabilmente arrivava tutte le mattine a portare il formaggio e volevi fargli non trovare un caffè e una fetta di torta pronti, poverino. E allora lì poi pian pianino sono lì da 20 anni. Ecco, il risultato è questo. Unisci tutte e due le cose e inevitabile il cerchio si chiude. Nadia, come si preannuncia questa stagione? Abbiamo detto prima, sono stati anni complicati. Come ve l'aspettate? Ma speriamo di riuscire a lavorare, speriamo di riuscire ad accogliere i nostri clienti nel migliore dei modi, dando sicurezza, ma dando anche la voglia di vedere bei posti, di uscire, di divertirsi un po'. Ci deve aiutare il tempo, quindi che ci sia una bella neve per ripermettere a tutti di farsi le belle passeggiate sia con le ciaspole che con gli sci d'alpinismo in Alpe Piazza. Insomma, speriamo di riuscire a lavorare bene perché prima di tutto riuscire a soddisfare i clienti è una soddisfazione per noi. Si è lì soprattutto per questo, perché ci divertiamo ad accogliere bene i clienti. I rifugi sono presidi del territorio, mi pare che nel vostro caso sia ancora più vero. Ci proviamo e ci crediamo. Quindi no, noi quando possiamo ci siamo a disposizione delle persone, spesso comunque ci fermiamo con loro anche a fare due chiacchiere, a spiegare il territorio. Quindi no, la nostra intenzione è proprio quello di essere prima di tutto dei capanat, come mi definisco io, cioè dei gestori di capanne o come le avete chiamate voi sull'articolo, di case di montagna. E questo è, non siamo alberghi, non siamo ristoranti, siamo capanat, siamo rifugisti. Grazie Nadia Cavallo per essere stata con noi, grazie. Ciao, un Grazie a voi di saluto. tutto, buon lavoro, ciao ciao. Massimo, anche in questo caso c'è un tuo itinerario, qui la frequentazione soprattutto con le ciaspole, con lo sci alpinismo. Vediamo subito insieme la scheda, come sempre, con tutte le informazioni e i riferimenti utili per ripetere questa esperienza. Un piacevole itinerario adatto a tutti, anche d'inverno, quello che nella Valle del Bitto di Albaredo consente di raggiungere i 1835 metri del rifugio Alpe Piazza. Da Morbegno, in provincia di Sondrio, si imbocca la strada provinciale 8 in direzione del Passo San Marco.
Ci lasciamo alle spalle il paese di Albaredo per San Marco e continuiamo fino alla località Scoccia, dove la carreggiata viene chiusa alla circolazione nel corso della stagione invernale. Ci troviamo a questo punto poco sotto il Maggengo da cui la zona prende il nome e cerchiamo parcheggio lungo il ciglio della provinciale. Da qui si snoda la carrozzabile che in estate conduce alle baite dei Cornelli. Il tracciato innevato, non difficile, offre la possibilità di prendere quota a piedi utilizzando ciaspole o ramponcini, oppure con gli sci d'alpinismo. Nel primo caso saliamo in modo più diretto lungo la mulattiera che tocca i maggenghi della zona Scoccia, Corte Grassa, Corte Grande e Baitridana. A guidarci è il segnavia numero 132. Guadagnando altitudine, il panorama si apre e dalla Valle del Bitto, attraversata dalla storica Via Priula, la vista spazia sulla costiera dei Cec, la Bassa Valtellina e la riserva naturale del Pian di Spagna. Volendo invece utilizzare gli sci d'alpinismo, nella parte iniziale è possibile seguire la comoda carrozzabile per le baite dei Cornelli. Un itinerario che si sviluppa dolcemente nel bosco. In questo caso, dopo il secondo tornante, attorno ai 1520 metri di altitudine sulla destra si stacca il sentiero che indirizza verso i maggenghi Corte Grassa e Corte Grande, ricollegandosi al percorso 132. Proseguendo l'avvicinamento al rifugio d'inverno, è un suggestivo alternarsi di bosco e pascoli. Raggiungere la casa alpina significa inoltre addentrarsi nella realtà dell'allevamento e della produzione casearia, protagonista in altra stagione con i formaggi Bitto e Matusha. Non a caso l'area è un intricarsi di proposte escursionistiche come la Via degli Alpeggi del Bitto, con cui l'Ecomuseo di Albaredo, di cui il rifugio Alpe Piazza è parte, intende valorizzare il proprio territorio. E Massimo Sonzogni è protagonista anche di un altro servizio sul numero di Orobie, una biciclettata in e-bike nella bassa pianura padana. Massimo, un'esperienza veramente nel freddo dell'inverno, ma la bicicletta anche in questa occasione non perde fascino. Hai detto bene, un'esperienza fredda, perché a si differenza... intuisce anche dalle immagini. Sì, faceva più freddo in pianura che in montagna. Però con l'e-bike di Bike Me abbiamo percorso, diciamo, un piccolo lembo dell'immensa pianura padana, quello tra Caravaggio e Pandino. Un viaggio alla scoperta di storia, tradizioni, leggende. Non è stata una semplice biciclettata, castelli, rocche, fontanili, veramente una scoperta. Si pedala, ma allo stesso tempo un po' come camminare anche in montagna, ovviamente, ma si conosce veramente il territorio in modo molto, molto approfondito, molto dettagliato. Ci si ferma, si osserva, si leggono indicazioni varie, si scoprono cascine, rocche, ripeto, castelli, canali navigabili e non navigabili, tutto il sistema di irrigazione. Veramente una scoperta incredibile. In bicicletta, pedalando, è stato veramente suggestivo. C'era il drago Tarantasio. Beh, sono le zone di questo lago leggendario della Gerardada, nella bassa pianura tra Bergamo e Crema, insomma, dove si dice ci fosse questo drago Tarantasio che è rappresentato anche nello stemma dei Visconti, no? E quindi il famoso biscione, adesso non vorrei dire una cavolata, ma deve essere anche il biscione dell'Inter. E quindi...
Veramente abbiamo scoperto davvero tante storie interessanti, anche dal punto di vista archeologico, perché questo sito archeologico di Palazzo Pignano, poco distante da Pandino, con questa chiesa molto antica di forma circolare, che insomma la villa di epoca romana che richiama lo sfarzo di quelle di epoca imperiale. Quindi è stata veramente una pedalata interessantissima e poi ci siamo goduti anche magari qualche prodotto tipico che non fa mai male, serviva un po' di energia, quindi un po' di calore per poter continuare a pedalare. Anche se la bicicletta pedalata assistita facilita molto, l'escursione in questo caso. Esatto, prima parlavamo di bitto, anche in questo servizio però c'è spazio alla gastronomia perché sono comunque tesori anche quelli che si incontrano nei nostri viaggi. Siamo partiti e arrivati da Caravaggio, in particolare dal Podere Montizzolo, una grande azienda che alleva suini, ma che poi si è, come tutte le aziende che vogliono rimanere in vita col trascorrere del tempo, si è così aperta anche alla vendita dei prodotti tipici, alla ristorazione, e quindi diciamo che è una delle tante che si possono incontrare pedalando tra questi territori della pianura, veramente, veramente molto belli. Con te il fotografo Luca Merisio. Luca Merisio, che è stato veramente bravo perché ha colto l'aspetto così invernale della pianura e veramente ha colto il freddo, non lo si sente attraverso le pagine di Roby, lo abbiamo sentito noi per voi, però la fotografia lo rende benissimo. Di questo servizio c'è anche un racconto video, lo ha realizzato come sempre Maria Cristina Brambilla, lo potete trovare sul nostro sito www.robby.it e qui ne guardiamo insieme un piccolo assaggio. Re, draghi e fontanili. Storie di nobili casate e di castelli, di siti archeologici, ville nobiliari e architetture romaniche. Antiche scenografie. Suggestivo sfondo di battaglie e gesta di condottieri. Terre ricche di acqua, votate all'agricoltura. Fruttuoso tesoro per popoli e signori, a lungo disputate dal Ducato di Milano e dalla Repubblica di Venezia. Palcoscenico di narrazioni in cui leggenda e realtà si sono incrociate e in parte perse nei secoli, andando a rivoluzionarne in memoria e testimonianze i rispettivi confini. Meglio così, la fantasia è sempre un'ottima compagna di viaggio, soprattutto se arricchita nel tempo da cantastorie e romanzieri. La cupola del santuario di Santa Maria del Fonte di Caravaggio, nella bassa bergamasca, si presenta ai nostri occhi incuriositi rivolti a nord, poco distante, al di là della strada rivoltana. Tra i massimi simboli della cristianità lombarda, la chiesa si affaccia timidamente tra le nebbie, che non paiono intenzionate a dissolversi per cedere il passo ad una più mite giornata. La sua mole richiama la nostra attenzione, mentre dal Podere Montizzolo, azienda agricola dalle lontane origini seicentesche, oggi apertasi alla produzione di prodotti tipici di alta qualità e alla ristorazione, ci apprestiamo a salire in sella e ad andare alla scoperta. Parecchio ha da raccontarci la pianura, pure quando è avvolta dalle silenziose atmosfere dell'inverno. Il freddo è pungente, ma un castello ci attende. Quello di Pandino, nella provincia di Cremona. Là, dove dal XVI secolo, negli anni in cui sul trono del Sacro Romano Impero sedeva Carlo V d'Asburgo, si identificano i confini meridionali della Gerardadda, più politici, a dire il vero, che geografici. Ne attraversiamo parte del territorio, pedalando tra fertili campi agricoli che nascondono le aride profondità ghiaiose. Sono state depositate dalla lenta e costante opera dei fiumi Adda a ovest e Serio a est, uniti dal medievale fosso bergamasco a nord. Pedaliamo tra le brume, in vaste aree coltivate della pianura padana,
assopite nel gelido letargo a cui anche parte dell'economia rurale è costretta. L'acqua nei canali scorre, cercando di fuggire alla morsa di temperature che a tratti la imbrigliano in astratte e a volte geometriche sculture di ghiaccio. Aironi bianchi e un inaspettato stormo di ibis sacri, ormai di casa nella conca padana, ingentiliscono il paesaggio ingrigito dai pallidi giochi di luce mattutini. Strade campestri, puntellate da lunghi filari di alberi, disegnano il perimetro degli appezzamenti agricoli che, come le tessere di un immenso puzzle, vanno a comporre a perdita d'occhio la pianura padana. Ci lasciamo alle spalle piccoli borghi, storiche cascine e allevamenti di frisona italiana. Non pedaliamo a lungo, però, perché l'acqua, fonte di vita, torni in scena da prima attrice, quando, da poco oltrepassato il confine tra Bergamo e Cremona, entriamo nel parco dei Fontanili di Capralba. Realtà locale di interesse sovracomunale, fa parte del progetto di valorizzazione ambientale del Cremonese, denominato Il Territorio come Ecomuseo. Si tratta di risorgive naturali, delimitate e incanalate dall'uomo a partire dall'XI secolo, allo scopo di bonificare i terreni e poterne sfruttare spazi e capacità produttive. Decidiamo di sostare al Fontanile Quarantina, uno dei tanti della zona che si sviluppa tra Capralba, Pieranica, Torlinovi Mercati e Vailate. Microhabitat dalle acque cristalline, in cui flora e piccola fauna trovano un ambiente protetto, ideale per prosperare. Riprendiamo a pedalare, senza consentire al clima davvero duro di intirizzire anche i nostri pensieri. Così, lasciati liberi di vagare di nuovo tra fantasia e realtà, ecco che ci immaginiamo nel bel mezzo delle acque del lago Gerundo. Un ampio specchio d'acqua, dalle coste instabili, che pare si muovessero tra Adda e Serio, e che i dati geologici parrebbero confermare e insistere tra queste terre in età preistorica. Di certo è all'origine di curiose leggende, a cominciare da quella che ne faceva la dimora del drago Tarantasio, divoratore di uomini e bambini. Fu sconfitto dal capostipite dei Visconti di Milano, che prosciugò il lago e lo volle riprodotto nello stemma di famiglia. Proprio il castello di Pandino, fatto edificare da Bernabò Visconti e dalla moglie Beatrice, regina della Scala, come residenza di campagna per la caccia, fa da monumentale giro di boa alla nostra escursione. Risalente al XIV secolo, tutto decorato e affrescato addirittura nelle scuderie, oggi è sede del municipio. Moderni cavalieri, ci rimettiamo in sella dei nostri destrieri a due ruote e a pedalata assistita. Non rientriamo però senza prima esserci spostati a Palazzo Pignano, dove apprezziamo le signorili architetture di Villa Marazzi e quelle romaniche dell'XI secolo della Pieve di San Martino. All'interno e all'esterno di quest'ultima veniamo accolti da una sorprendente ricchezza archeologica. È frutto delle campagne di scavo cominciate negli anni 60. Le e-bike possono attendere. Ecco così la chiesa del V secolo, detta La Rotonda, la cui pianta richiama quella di edifici religiosi orientali. È la più antica del Cremasco. Poi la ricca villa romana di Melania e Pignano, della famiglia dei Valerii, possedeva splendidi mosaici e pareti dipinte, tanto da far tornare alla mente lo sfarzo di quelle di epoca imperiale. Oppure le tombe longobarde, che qualcuno associa alla leggenda che vuole il re Agilulfo ospite a Palazzo Pignano nel 603, mentre il suo esercito marciava su Cremona contro i bizantini. Mai avremmo immaginato che, vagando tra i silenzi dell'inverno, quella che era cominciata come una comune giornata escursionistica si potesse tramutare in un tour dal valore enciclopedico. A ogni pedalata è come se avessimo sfogliato una pagina della ricca storia, eppure di qualche leggenda, di questo piccolo lembo
della grande pianura padana. Grazie Massimo Sonzogni per essere stato con noi in questi viaggi dalla montagna alla pianura. Grazie a te, noi continuiamo a camminare, ogni tanto a pedalare, ma soprattutto a camminare. Speriamo anche di regalare, appunto, come abbiamo detto, altri bellissimi itinerari, escursioni, e, insomma, di raccontare il territorio. Noi, lo slogan è le tante sorprese della Lombardia più bella, lo slogan di Orobie, speriamo di riuscire a raccontarne tante altre, e soprattutto anche, appunto, i personaggi. Grazie Massimo e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Vi do appuntamento alla prossima settimana.